Ciao tesori, buongiorno e benvenuti in un nuovo video. Allora, oggi siamo qui perché è finalmente la giornata della cena con i nonni e stiamo già cucinando, quindi vi portiamo con noi in questa cucinazione, cucinamento, cucina. Noi che Cuciniamo. cuciniamo e poi vi farò insomma il vlog anche della serata, lo vedrete domani. Allora, intanto il menù l'avete già scoperto ieri mentre Zoe e Lara hanno disegnato i menù. Se non sapete di cosa parlo, vi siete persi il video di ieri, male, molto male. Lara ha appena finito le polpette. Tutte Ta-da! fatte da me. Sì, le ha fatte tutte Mi sa Lara. che questa l'ha fatta troppo No, no, è bellissima, è bellissima. piccola. È stupenda. Adesso le mettiamo a cuocere. Zoe Vado vuole a lavare vedere le che cos'è. mani io. Buona lavata di mani. Intanto Zoe vede che cos'è la feta. Oh, che bella. Wow, è la feta. Aggiungo alla feta e ai pomodori un po' d'olio perché viene bello saporito così. So che soprattutto a mia nonna piacciono le cose saporite. Ora a me, perché mi viene quella. E un bel po' di sale. Ripeto, io il sale non ce lo metterei nemmeno l'olio, ma mangiano molto saporito, cioè la nonna mangia molto saporito, quindi non nonna di Lara, non mia madre, ma la bisnonna di Lara e Zoe, mia nonna. Lo copro un attimo perché poi sarà pronto per andare in forno appena arrivano. Cuocendo le polpette con un pochino di olio, così intanto si cuociono e poi vado a mettere tutto questo sugo. Tutto questo sugo perché poi andranno cucinate col sugo. Dato che sono le 4 del pomeriggio, avranno tante ore fino anche alle 9 di stasera, quindi sono tante ore per far spippettare il sugo poi, che in realtà di solito faccio il sugo magari in una pirofila diversa, condendolo con varie cose e poi lo metto insieme, però sto facendo la preparazione più scema in assoluto perché lo mangiano anche la Rezzo e gli piace più così. Quindi diciamo che alle bambine piacciono le cose un po' più semplici, ecco. Per questa ragione faccio una preparazione un po' più semplice. Ok, qui iniziano ad andare le polpette col sugo. Gnammete. Si è spento. Si sono spenti i fuochi in diretta, aspettate. Ok, li metto a 5 per farli spippeggiare piano piano. Ok, invece adesso ho tirato fuori tutto quello che mi serve per l'antipasto. Anche qui siamo andati sul semplice, però secondo me, anche rispettando, diciamo, i gusti della mia famiglia e la Zoe non più di tanto perché forse Lara le assaggia, ma Zoe no. A parte che ho preparato il pesto perché, come vi ho detto, ci saranno due tipi di pasta: una con la feta e i pomodorini e una col pesto. Perché soprattutto a mia mamma non credo che piaccia la feta, quindi. Invece mio papà sono sicura che sarà contento di assaggiarla. Ah, e alla fine il dolce lo porta papà perché ha detto che si ferma in un posto dove fanno i pasticciotti. Che trovare i pasticciotti qua a Roma è praticamente impossibile. Per chi non lo sapesse, i pasticciotti sono un dolce leccese che è tipo, non so se è pasta frolla o che cosa, è tipo un biscotto super morbido, una frolla, non lo so, con dentro della crema. Sono spaziali, sono divini, però a Roma è difficilissimo trovarli. Detto che di passaggio c'è un negozio che lo fa, quindi sta portando lui il dolce per questa cosa perché insomma è tipico. E allora, come vi dicevo, ho preso delle cose perché a mio papà piacciono i patè e quindi ho preso patè con tonno e pomodori secchi da mettere appunto su. Aspettate che vi faccio vedere. Ho preso due baguette, le ho tagliate e le ho messe qua dentro. Così le faccio un po' abbruscare. Ci metto sopra magari un po' di oletto oppure no. E poi ci mettiamo appunto queste cose che vi sto facendo vedere. Allora, questo è nuovo in realtà. Questo non lo conosco proprio. Tonno e pomodori secchi, infatti, è nuovo. Non l'ho mai sentito, però mi ispira un botto perché poi a me e mia mamma i pomodori secchi ci fanno morire, quindi vediamo. Poi un patè di tonno normalissimo, quello che piace a tutti, e una crema di olive verdi che è secondo me eccezionale. E in realtà, se vogliono, lo possono fare col pesto. Infatti, ho comprato due pesti perché io una volta sono andata a casa di una mia amica e mi ha fatto questo aperitivo con il pesto. Raga, erano, cioè, spaziali.
spaziali, quindi nel caso, insomma. Queste le ho prese appositamente per mio padre e mia nonna. Comunque nei prossimi giorni, appena finiamo casa, vi farò una vera e propria puntata di Chiara e Lara in cucina. Quindi oggi sono prove generali, anche perché è una delle prime volte dove cuciniamo sul serio, che non sia un piatto di carne o un piatto di pasta veloce, da quando abbiamo questa nuova postazione e tutto il resto, questa nuova impostazione di casa. Quindi stiamo un attimo prendendo le misure, ma appunto magari prossimamente ritorniamo con l'era intera in cucina, che onestamente con uno sfondo come questo secondo me è bello. Quindi fatemi sapere se lo volete, anche perché credo proprio che Zoe sarà partecipe di questa nostra sarà Chiara, Lara e Zoe in cucina. Probabilmente all'inizio dicevo no, rimarrà Chiara e Lara in cucina, però Zoe fa parte di noi, quindi perché no? Fatemi sapere. Comunque ho preparato questo, che è appunto il piattino dove taglieremo un pochino di salame come aperitivo, e questo che è un formaggio che piace molto a mio padre, il pecorella, che piace anche a me. Queste me le sono preparati per metterci sopra i crostini, e adesso devo capire un attimo. Allora, avevo preso tipo queste ciotoline che mi ha regalato la mia migliore amica, oppure questi qui che ho preso da Tiger, che sono molto carini, però non so come sistemare, onestamente, non ho idea. Allora, mi piace questo tipo di tavola. Poi, allora, calcolate una cosa. Calcolate che vengono i miei a cena. Per fare le cene tipo con la tavola apparecchiata o altro, abbiamo un altro tavolo fuori, che è quello vecchio di vetro che avevamo anche qui, e lo teniamo lì fuori. Perché diciamo che la cena tipo tutti seduti a tavola la vediamo più per l'estate, più estiva, che ci si siede o altro. Per l'inverno invece mi piace proprio il concept di questo diciamo bancone bar con annesse sedie. E in realtà quando tu ti metti a sedere nel bancone in questa isola, in realtà non è che senti la differenza che sei su un tavolo o su un'isola, alla fine è la stessa cosa. Invece di avere le sedie con lo schienale, hai le sedie da bar, diciamo, quelle che sono chiamate da bar. Ma in realtà anche lì è il modello che ho scelto io, perché potevo tranquillamente scegliere delle sedie proprio, che infatti è possibile che poi cambieremo in futuro, per adesso no, però potevo anche tranquillamente scegliere delle sedie con lo schienale, quindi sempre alte da bancone da isola. Però onestamente, cioè, ci sono molte persone che vedono come problema il fatto di non avere un tavolo qua dentro casa. Ripeto, il tavolo ce l'ho mai fuori, e di usare come tavolo l'isola. Ma in realtà è una cosa stracomune, è una cosa comunissima, e noi ci troviamo benissimo così, anzi ci piacciono proprio le vibes. Cioè, addirittura adesso abbiamo comprato la terza sedia, perché prima erano solo due, perché Ale non si voleva sedere, perché gli piace troppo cenare e pranzare così, gli piacciono le vibes, non lo so. Siamo strani, fin qua c'eravamo. Io ho sempre detto, quando me ne andrò a casa mia mangerò per terra. Infatti, cioè, così sono arrivata. Mia madre diceva, no, vedrai che cambierai carattere, vedrai che cambierai... No, sono sempre stata strana, sempre rimarrò strana. Però fatto sta, alla fine per terra non ci mangio, però non, il tavolo tradizionale per tutti i giorni mi annoia terribilmente. Preferisco molto di più il bancone, che mi dà le vibes, mi dà le good vibes, mi dà questa cosa di mettermi lì con la bistecchiera a fare robe, cioè che posso starci sia in piedi che seduta. Mi dà proprio, invece il tavolo, magari quelli che avevamo prima erano più bassi, e quindi stare in piedi a fare le robe non si presta molto, e invece così è proprio bello, si presta proprio anche per, noi l'abbiamo fatto tante volte, invitiamo gli amici e facciamo questi buffet enormi sull'isola e mangiamo intorno, non lo so, a me piacciono queste vibes, poi se non piacciono ci sta, però ripeto, poi a conti fatti anche per le bambine non cambia nulla, alla fine non cambia niente. Vero è che la tavolata però, tipo quando ci sono appunto i parenti o altro, la possiamo fare solo se prendiamo appunto il tavolo di fuori. Stasera non prenderò il tavolo di fuori, però non è un problema, non vi preoccupate, anche perché nonna adesso non so se è ancora sulla sedia a rotelle o cammina, però comunque insomma è perché nonna comunque ha bisogni particolari in questo momento. E niente, quindi raga, noi siamo molto contenti così, e adesso vediamo come vengono le polpette, vediamo come vengono le cose. Il risultato della feta ai pomodorini. Ma pazzone. Ma tu vuoi che io muoro? Questa è la cosa finale di feta e pomodorini, che secondo me è pazzesco. E questa è col pesto. Qua c'è l'altra. Stanno bene. Combinato. Dolce. Ah, gnom gnom.
Amori miei, mi vedrete finire il video di domani sempre in questa posizione. È appena finita la serata e domani vedrete il vlog. È stato pazzesco, è stata veramente una serata pazzesca. Non vedo l'ora che sia domani, così la potrete vedere, non solo il cibo, ma potrete vedere insomma tutto come si è svolto, altro. Spero che vi abbia fatto piacere questa divisione in tre parti con il primo disegnino di Zoe con i menù e appunto oggi la giornata di diciamo preparazione del cibo e anche insomma la parte finale, no, del cibo durante la serata, e poi domani appunto ci sarà il vlog di tutto. E è molto bello perché comunque c'è il primo momento dove Lara e la nonna si rivedono dopo tanto tempo, comunque insomma è bello. E oltretutto non me l'aspettavo, ma oggi Zoe è tipo uscita da sola con mia madre. Grandi cose sono successe, lo vedrete tutto nel vlog di domani, veramente è tipo wow e tipo anche what, e quindi sono contenta e niente. Quindi ci vediamo domani con il vlog, non vedo l'ora che lo vediate, giuro, perché poi a me fa un sacco piacere rendervi partecipi di queste cose, perché comunque vi sento parte della mia famiglia, siete la mia famiglia anche voi, quindi portarvi con me in questa serata che per me è tanto importante, non lo so, è emozionante per me perché l'ho detto anche nel video di domani, lo sentirete anche nel video di domani, ma il fatto è questo. Per me non è più scontato vedere i miei genitori e non è banale perché ed è diventato un vero e proprio evento, perché appunto per colpa di tante cose e mancanza di salute da parte della mia famiglia, per ragioni di cose non ci si riesce veramente praticamente mai a vedersi e quindi non lo so. Mettiamola così, sono veramente tanto tanto contenta della serata di stasera e il fatto di avervela, insomma, di avervi portato con me. Anche perché, ecco, questo forse è un po' egoistico, però io riprendo molto della mia vita anche perché voglio sempre avere un bel ricordo di tutto, un ricordo tangibile, un ricordo che mi rimane, e condividere con gli altri le mie emozioni in qualche modo le rende ancora più vere. Non lo so, ho sempre pensato che se condivido delle emozioni brutte ho tanto sostegno da parte vostra, se condivido delle emozioni belle diventano ancora più belle perché condivise. Non lo so, questo è il mio modo di pensare da forse quasi 10 anni a questa parte, da quando faccio i video. E niente, quindi a volte devi ricordare le tue radici, da dove vieni, per ricordarti dove vuoi andare. E ci vediamo nel video di domani, amori, con il vlog di questa serata super pazza, ma super bella. Love you.